dobbiamo tornare a parlare di un ragazzo che io, diciamo, ho sempre giudicato un ottimo talento, ma che negli ultimi anni, diciamo, la propria reputazione, quindi la reputazione di questo ragazzo, si è un pochino, diciamo, deteriorata. Ecco, il termine più giusto è questo. Parliamo di Daniele Rugani. Perché? Perché l'altro giorno la gente di Rugani ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa, sicuramente molto interessanti, e che sinceramente mi hanno leggermente infastidito, vi dico la verità, perché da tifoso sentire certe cose onestamente mi fa riflettere sul fatto che gli agenti guardino o meno le gare, perché qui c'è anche il dubbio che queste persone si mettano di fronte alla TV, vadano allo stadio o guardino le sintesi, almeno guardate le partite prima di parlare. Ma a prescindere da tutto questo, questo signore, l'agente di Rugani, ha detto, in maniera anche abbastanza colorita, la Juventus ora deve scegliere, perché la Juve ora ha 5 difensori centrali, ovviamente spazio per Daniele ce ne deve essere, la Juve deve dar delle garanzie a Daniele, su di lui ci sono parecchi club. Poi ha anche aggiunto, le qualità di Daniele, è anche vero che non si possono vedere se tu giochi solamente una partita in Coppa Italia all'anno. Allora, ora, partiamo dal presupposto che questo non è l'Empoli, quindi è normale che quando tu vieni alla Juventus trovi una concorrenza maggiore. Se Rugani avesse giocato, avesse continuato a giocare nell'Empoli, avesse giocato, non lo so, nella Lazio, nell'Inter, nel Milan, probabilmente Rugani avrebbe giocato molte più partite da titolare. Ma deve chiedersi, cioè questo signore, questo agente di Rugani, deve chiedersi il motivo per cui Rugani ha giocato poco con la Juventus. E non è nemmeno vera sta cosa che ha giocato poco, perché se voi andate su Transfermarkt, che è un famoso sito tedesco, c'è anche la versione in italiano ovviamente, che vi rende, diciamo, vi fa rendere conto di tutte le statistiche relative a tutti i giocatori, vi rendete conto che Rugani con la Juve le opportunità le ha avute, con Allegri le ha avute, con Sarri le avrà sicuramente, anzi le avrà probabilmente più con Sarri, perché Sarri lo apprezza di più rispetto a come lo apprezza Allegri. Ma diciamoci veramente la verità su questo ragazzo, che le qualità di Daniele non sono mai state in discussione. Però è normale che se quando Rugani gioca e una volta mi sbaglia l'anticipo, e una volta si posiziona male, e una volta va a contrasto troppo timido, e una volta svetta male, e l'altra volta e non riesce ad andare a far la diagonale col terzino, non riesce a collaborare col terzino. Cioè, se Rugani fa una serie di errori individuali ogni qualvolta mette piede in campo, non è che l'allenatore, che sia Allegri o Sarri, allora no, devo mettere Rugani perché Rugani deve crescere. Perché quando sei all'interno della Juve, conta vincere. Qui non siamo a fate bene fratelli, cioè questo non è un'associazione benefica in cui tu dici ok, io voglio far giocare Rugani perché Rugani mi sta simpatico, il ragazzo deve fare esperienza. Ma il ragazzo deve fare esperienza se mostra delle qualità, perché dal momento in cui io entro e il ragazzo fa più danni che altro, ci sono state delle partite in cui Rugani ha fatto veramente danni senza volerlo, perché mica sto a dire che Rugani rema contro la Juve, ma ci sono state delle partite in cui Rugani veramente si è comportato in maniera imbarazzante, e probabilmente è una questione emotiva, perché io sono sicuro che è un bravo ragazzo, perché io sono sicuro che è un ragazzo comunque a posto, ma comunque soffre la maglia. È un ragazzo che soffre la maglia, perché se non avesse sofferto la maglia a 25 anni avrebbe già preso le reti in mano e avrebbe detto ok, questa è la mia carriera, queste sono le opportunità, le voglio giocare bene. Quante partite buone dall'inizio alla fine ha giocato Rugani l'anno scorso con la maglia della Juve? Ne avrà giocate, guardate, io ho il PC di fronte. Andiamo proprio a verificare ora, perché scusate ragazzi, ma devo assolutamente verificare in diretta proprio nel momento in cui faccio il video. Avrà giocato una quarantina di... no, quarantina forse no, avrà giocato abbastanza partite e ne avrà giocate bene probabilmente 2-3. Andiamo a vedere subito che cosa ha fatto Rugani l'anno scorso, perché veramente non lo so. Allora, Rugani l'anno scorso, Daniele Rugani, sto controllando ovviamente su Transfermarkt, ha giocato 20 partite in tutto, che sono sicuramente non tantissime, perché ribadisco, non sono tantissime, però io vedo che ha giocato comunque delle partite, cioè ha giocato 20 partite. In 20 partite, quante partite veramente ha convinto a voi Rugani? Cioè, di queste 20 partite, se ne ha giocate 3 bene, tra cui l'andata con l'Ajax, una in Coppa Italia l'ha giocata malissimo, ma lì era tutta la squadra era sbagliata, vabbè. Ha giocato bene una in Champions League, ne ha giocato bene un paio in campionato, stop. Su 20 partite Rugani ha giocato 3 partite buone. Ora, bisognerà anche capire perché
Rugani gioca tre partite buone su 20 ogni anno. Non è che se la Juventus ha Chiellini, ha De Ligt, ha Demiral, che è più giovane di Rugani e già mostrato più palle di Rugani, allora no, Rugani deve andare in campo perché Rugani sta qua per anzianità, ma non c'entra niente. Cioè, io vorrei vedere Rugani un pochino più consistente, cioè lo vorrei vedere un pochino più adatto, lo vorrei vedere un pochino più cazzuto. Deve cacciare il carattere sto ragazzo, perché se sto ragazzo non caccia il carattere, non si rende conto che qua non sta più nel barco giochi, sto ragazzo sacrifica una carriera. La Juve non darà altre possibilità a Rugani, perché Rugani le possibilità con la Juve ne ha avute pure troppe, non gli darà altre possibilità, questa è l'ultima stagione, seppure, perché come sta parlando la gente, potrebbe addirittura lasciare la Juve in caso di offerta cospicua. Fatemi sapere nei commenti.